Buon 2018 a tutti ed eccoci finalmente con il primo video appunto di questo nuovo anno. Spero sia finito e iniziato soprattutto bene, quindi colgo l'occasione per farvi i miei sinceri auguri. Non ho avuto modo di fare un video poi fra Natale e Capodanno. In ogni caso spero abbiate passato una serata bellissima. Fatemi sapere che cosa avete fatto voi, mi piacerebbe, sono un pochino curiosa. In questo video, come avete potuto leggere dal titolo, vi parlerò dei miei preferiti 2017 ed è in collaborazione con Valentina Red Lipstick. Ovviamente trovate il link del suo video sotto nell'info box e in più a fine video trovate direttamente l'anteprima del suo video che vi porterà cliccandoci su a vedere quali sono stati i suoi preferiti. Da un po' che non stiamo insieme, quindi avevamo curiosità di sapere fondamentalmente quali fossero state i nostri preferiti 2017. Ho una lista di quello che andrò ad elencarvi, quindi abbiamo fatto una lista di diciamo una top 10 di varie categorie che vi scriverò anche questa nell'info box, così che se voi volete scrivere quali sono stati i vostri preferiti 2017, ripeto, a me fa soltanto piacere. Prima categoria sono i tre prodotti make-up top. Quindi io voglio iniziare con una combo che è per le labbra, esattamente quella che sto indossando. Appunto già vi sto mostrando due prodotti, però per me è come se fossero un tutt'uno, perché li utilizzo sempre insieme. Possono essere utilizzati singolarmente ovviamente, però a me piace utilizzarli insieme. Sto parlando di due prodotti della Kiko, e con precisione l'Everlasting Color Precisos Lip Liner, la numero 405, che viene abbinata a questa tinta per labbra, che è la numero 120, che è appunto da un lato alla tinta che è uguale, identica al colore della matita, e se volessimo, io ammetto di non utilizzarlo mai, possiamo andare a rendere lucida questa tinta non matte applicando la parte trasparente, o con il passare delle ore, se noi notiamo che a me non è mai capitato, però può essere soggettivo, può essere in base a quello che noi facciamo, vediamo che il prodotto sulle labbra si secca tantissimo, andiamo ad utilizzare questa anche semplicemente al centro per ammorbidirlo un po'. Io personalmente ci bevo, ci mangio, ci parlo, ovviamente a meno che non mangio cibi oleosi, mi dura davvero tantissime ore, quindi non appena la terminerò l'andrò a riacquistare sicuramente. Ripeto, volendo potete utilizzare anche soltanto la matita sulle labbra ed è davvero bellissima. Quindi vi ho nominato due prodotti, ma è come se fossero due in uno. Altro prodotto, si tratta sempre di una matita, questa qua invece è degli occhi ed è della Essence, ed è la Gel Eye Pencil Waterproof. Ero disperata perché ultimamente non trovavo più la colorazione nera, poi l'ho trovata a Milano in corso Buenos Aires, sapendo di dover venire in Calabria ho fatto la scorta di 3, quindi non appena possibile farò un'ulteriore scorta, perché io ormai questa matita la uso sia in estate e sia in inverno. Applico prima la mia matita classica della pupa nera e dopodiché vado a ripassarci su questa, e oltre ad intensificare il colore mi assicura una maggior durata proprio per la questione che è waterproof. Ultimo prodotto make up top per me è una palette, diciamo che ero in dubbio su quale mostrarvi perché di queste palette li amo quasi tutte, ne ho varie, però vi mostro quella magari che più prediligo, ma davvero meritano tutte, e sto parlando della linea delle Barrett Chocolate della I Love Eye Art Makeup. Questa in particolar modo è la Diet by Chocolate ed è quella brown marrone. All'interno ovviamente c'è lo specchietto, c'è la velina che protegge i nostri ombretti con tanto di nome, e poi appunto ci sono i vari ombretti. Sono 16 ombretti. Sì, 16 eyeshadow. Questa in particolar modo è bellissima, in più esce un applicatore che vabbè non uso mai, giusto se mi serve. E niente, queste palette costano 9,99 euro ciascuna, ma meritano tutte quante. Davvero sono tentata a prenderne mano a mano tutte, sono veramente bellissime. Seconda categoria, si tratta del profumo preferito, e per me la Vie Belle di Lancôme, che per fortuna finalmente ho ricevuto per il mio compleanno. Ho ricevuto questa è la boccetta di 30 ml la più piccola. È molto dolce come profumo, non a tutti piace, secondo me è più un profumo primaverile estivo, però davvero è ottimo, è delicato e non ha quelle fragranze, non ha quella fragranza che nonostante sia dolce magari ti può dar fastidio e fa girare la testa, perché personalmente a me a volte troppo dolci mi dà un fastidio o se sono troppo forti, e niente, questo qui io lo adoro.
Come scarpe preferite ho scelto di mostrarvi queste qui che ho acquistato da poco sul sito Quanticlo. Sono con precisione il modello Maya e sono in simil pelle nera. All'inizio ero indecisa vedendo sul sito, nelle fotografie, questo tipo di tacco così grosso, ma vi posso assicurare che oltre ad essere comodissime sono anche leggerissime, cioè ci potete camminare le ore, ma sono davvero leggere quasi quanto un paio di scarpe da tennis. Sono davvero davvero praticissime, tra l'altro, perché sono un tipo di tronchetto che possiamo andare ad utilizzarlo con un look un po' più classico, più sportivo, un casual, come anche con un look un pochino più elegante. Hanno questa parte qui elasticizzata senza cernere né niente. Sono davvero praticissime e comodissime, e non solo, sono semplicemente costate 29,99 30 euro e sono arrivate a casa in meno di una settimana, quindi sono davvero straconsigliate. Questo sito, mi ci trovo sempre benissimo, ho preso il mio numero e mi calza perfettamente. Come prodotto per il corpo ho deciso di mostrarvi due prodotti. Questo per primo, che ho scoperto grazie a mia cugina Veronica, me l'ha regalato lei, e praticamente questo qui l'ho acquistato su un sito, non ricordo quale sito sia, me lo farò dire, ve lo lascerò nell'info box, perché ha vari prodotti, soprattutto all'aloe, o forse solo all'aloe, non sono sicura. Questo qui è un Natural Soothing Spray, spero di averlo pronunciato bene, Aloe First, è praticamente un... è una soluzione idratante per la pelle con pH bilanciato e formulato all'aloe ed estratti di piante selezionate. Proprio un succo puro di aloe e piante selezionate. Si applica sulla pelle, si assorbe tranquillamente, è praticissimo da portare al mare dopo l'esposizione al sole, come anche in qualsiasi momento quando abbiamo magari un eritema. A me infatti mi ha salvato tantissimo quando avevo il problema che ho avuto quest'anno alla pelle, anche semplicemente per darmi un po' di sollievo, è per idratare la pelle, e lo utilizzo anche magari dopo la doccia, non amando d'inverno applicare creme se non di notte per idratare la pelle. Mi trovo benissimo con questo perché si assorbe quasi subito e lascia la pelle fresca e idratata. E come secondo prodotto vi voglio mostrare uno che ho scoperto da poco. È un marchio che ho iniziato ad utilizzare quest'anno con varie creme per la cellulite, è davvero, oltre ad essere economico, è veramente ottimo. Io noto miglioramenti della mia pelle, e in questo caso questo è un ultimo prodotto che ho scoperto da poco, ho iniziato ad utilizzare da poco, appunto il marchio è la Geomar ed è un sugar scrub drenante con zucchero e olio di argan. Quando lo apriamo ha proprio, spero di non far danni, la parte sotto con lo zucchero e sopra l'olio, è tanto inutile che lo apro perché mi sa che non riuscite a vedere niente. Così, sì, e praticamente con la palettina che esce all'interno, che è più piccola non la potevano fare, vabbè, parentesi, bisogna mescolare bene bene il prodotto. Noi entriamo sotto la doccia, comunque bagniamo le nostre gambe e lo andiamo ad applicare e fare agire sulla pelle dopo aver fatto uno scrub con massaggio circolare dal basso verso l'alto un 5 minuti, e mi sembra possa essere utilizzato anche sui fianchi. È un effetto antiacqua levigante per pelle ed è davvero davvero ottimo. Come cibo preferito ho deciso di mostrarvi un cibo per la colazione. Per chi mi segue da tempo sa che sono un amante di colazione, e chi mi segue anche su Instagram sa, l'avrà capito, perché non faccio altro che pubblicare, o meglio spessissimo pubblico foto inerenti alla colazione. È proprio un pasto che mi rallegra la giornata per iniziare bene, e vivrei di colazione. Cioè io a volte magari mi alzo tardi, faccio colazione, sono a posto così, evito anche il pranzo perché è troppo vicino, appunto non mangerei. E da buon amante di cereali stavo cercando e speravo da tempo di trovare dei cereali il più sano possibile, e devo dire che la nuova linea della Coop, la Bene Sì, ha creato dei cereali perfetti per me, perché sono integrali, pieni di fibre, con frutta, ma il tutto senza zucchero, cioè nel senso hanno zuccheri naturali che sono quelli del cocco, della banana, della mela, dell'uvetta e della nocciola, che non credo abbia zuccheri, non lo so. Sono davvero davvero ottimi, saziano tantissimo, sono gustosi, e ovviamente questa frutta fa sì di non sentirli troppo aspri. Diciamo che a me non dispiace affatto mangiare con poco zucchero, proprio anche i dolci, a prescindere dal mangiare sano o altro, mi disgustano quando sono troppo troppo zuccherati, quindi troppo dolci. Quindi questi sono davvero pensati per me, grazie Coop, sono buonissimi, e tra l'altro sono super economici, costano meno di 2 euro, quindi sono davvero ottimi.
a differenza di quegli altri cereali che oltre a costare di più hanno un elevato contenuto di zucchero, quindi comunque ci vanno ad ingannare. Poi, avendo quasi eliminato, comunque non mi fraintendete, ho portato veramente al limite l'utilizzo, il consumo della pasta, a meno che non sia integrale, proprio per una questione che non amo tanto la pasta più, e a volte quando ne ho voglia mangio questi vermicelli di riso che sono davvero ottimi, bastano 50-60 grammi di prodotto per persona, almeno per quanto mi riguarda, li faccio col pesce, con le verdure, mi trovo davvero davvero benissimo, ve li straconsiglio. Come borsa del 2017 non posso non mostrarvi questa qui della Guess, che è uno dei miei ultimi acquisti, che è nera in similpelle, comodissima e praticissima. Questa borsa qui, oltre ad essere bella, grande, capiente e morbida, quindi molto pratica, sono ben tre borse in uno, perché aprendo questo laccetto qui, girando, essendo double face, otteniamo un'ulteriore borsa chiara, ma non solo, basta staccare questa fibbia da questo gancio, con questo gancio, e andare ad estrarre la parte interna e otteniamo appunto una terza borsa, che andando a mettere il gancio da questo lato, ecco qui la nostra terza borsa capiente. Quindi abbiamo tre borse in uno, ma non solo, con varie funzioni, che sono quella sportiva, quella pratica, comodissima quando dobbiamo andare in viaggio e abbiamo quelle valigie piccoline, noi andiamo e togliamo la borsa nostra piccola per andare, non lo so, ad una cena particolare, mentre per tutti i giorni possiamo andare ad utilizzare questa tutta insieme, e nel periodo primaverile-estivo, se vogliamo, utilizziamo la parte chiara. E in più è comodissima perché, avendo questa qua piccola che si può mettere all'interno con cerniera, è comodissima e ci evita le paure che potremmo avere quando andiamo, non so, sui mezzi, in metro, perché andiamo a mettere il portafogli all'interno di quella con la cerniera e quindi ci assicuriamo una maggior tranquillità per i furti. Arriviamo ai prodotti dei capelli, che era quello che avevo più fatica da potervi mostrare, perché il mio prodotto in assoluto preferito purtroppo non si trova in Italia, ma io l'ho scoperto in Argentina. Ne ho portati due con me proprio perché hanno una durata molta durata, e ultimamente è venuto mio cugino e me ne ha potuto portare soltanto uno perché al momento li avevano terminati. E la marca è Tionaccio, non credo la conosciate, e Gialea Real e Capil Gross. Praticamente la funzione di questo prodotto qui è proprio aumentare lo spessore del capello e facilita anche una crescita più rapida, perché contiene all'interno varie tipi di erbe, tutto naturale. È un prodotto che si compra appunto in farmacia, e aiuta anche ad evitare la caduta dei capelli perché va a rinforzare e a sigillare il cuoio capelluto, quindi è davvero davvero ottimo, si applica a capello bagnato o anche asciutto, e io preferisco applicarlo quando faccio la doccia, quindi le spruzzo un pochino giusto sulla parte sopra, e mi dà anche un effetto di volume ed è davvero davvero ottimo. Sta, ahimè, quasi finendo, spero arrivi presto qualcuno dall'Argentina e me ne porti un altro. E poi io, come altre tipologie di prodotti, non amo utilizzarne tanti per i capelli perché, avendoli sottili, tendono a sporcarsi, ma essendo lunghi e comunque trattati, per evitare i nodi cerco sempre qualcosa di pratico che non appesantisce i capelli e possibilmente non le unge. Mi trovo benissimo con un prodotto della Sunsilk, che tra l'altro è molto economico, ma non lo sto più trovando, e ultimamente sto provando questi qui della Vital Care. Sono dei cristalli liquidi ristrutturanti con vitamina E, per capelli colorati e mesh nel mio caso, che dice che non unge, non appesantisce, e devo dire che comunque non è male, quindi ne applico 2-3 noci di prodotto e mi trovo davvero benissimo. Canzone del 2017. Non vi voglio parlare di una canzone specifica, ma in particolar modo di un cantante che in Italia non so quanti di voi lo conoscono, ma oltre ad essere un grandissimo figo è anche davvero davvero bellissimo. Ricorda tanto Cheyenne, che molti di voi probabilmente conosceranno, non potete non conoscere Torero e Cheyenne, e sto parlandovi di Carlos Rivera. Ragazze, è, mi sembra sia messicano, è davvero il top, è bello, ha una voce bellissima, facendo musica e cantando un po' me ne intendo, è davvero davvero bellissimo, fa delle canzoni d'amore bellissime, tutte in spagnolo, e ha fatto anche da poco una canzone insieme
Oddio, un gruppo che si sente tantissimo qua. Mi sfugge. Vi consiglio di andare ad ascoltarlo perché sono sicura che ve ne innamorate voi anche. E a me piacerebbe tantissimo che lui venisse a fare un concerto a Milano per andare a vederlo. Bellissimo. Penultima categoria, film, serie, e io personalmente ho aggiunto anche drama. Come film non posso non nominarvi 50 sfumature di nero, bellissimo, che tra l'altro ho visto anche questo in Argentina, ancora non ero rientrata in Italia. Non vedo l'ora adesso che esca 50 sfumature di rosso, e me è l'ultimo. Magari non a tutti è piaciuto come film, ma io lo attendevo da tempo, quindi come film del 2017 non posso non dirvi questo. Serie TV... non mi pare di averne una in particolare, ma drama direi, ce ne sono stati tantissimi, ma del 2017 direi il più bello, Chicago Typewriter, una cosa simile. Non so chi sa cosa sono i drama, se vi interessa fatelo sapere, magari ve ne parlerò in un prossimo video. E ultima categoria è l'avvenimento importante del 2017. Ci sono stati vari avvenimenti. Non so dirvi se del tutto positivi o negativi, non è stato un anno bellissimo o facile, è stato molto movimentato. Sicuramente un avvenimento importante è stata la decisione di rientrare in Italia, tornare in Calabria, ritornare a Milano e lavorare, ristare a Milano, perché comunque per me Milano è la mia seconda casa, e momentaneamente aver deciso di ritornare in Calabria. Sì, ho detto momentaneamente perché comunque non è detto che sia una cosa sicura, perché sono qui per vari motivi, vi avevo fatto un video aggiornamento, probabilmente presto ve ne farò un altro, e comunque tutto quello che faccio è sempre pensato, non so che cosa mi porterà di positivo, spero prima o poi di avere qualcosa di veramente positivo. E niente, ragazze, questi sono tutti i miei preferiti 2017. Vi ricordo che questo video è in collaborazione con Valentina Red Lipstick, trovate il link del suo video sotto nell'info box e tra poco anche a fine video. Io le mando un grandissimo bacio, non vedo l'ora di abbracciarla perché mi manca tantissimo. Mando un grandissimo bacio anche a voi, rinnovo gli auguri per un felice 2018 e come sempre, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi invito di lasciarmi nei commenti qualche idea, qualche richiesta, di seguirmi sui vari social, soprattutto su Instagram, e di attivare la campanellina qui per mantenervi aggiornate, oltre ad iscrivervi al canale ovviamente, aggiornati con il caricamento dei nuovi video.